della Sentinella ai Fornelli con un funzionario di banca che viene da San Severo, Tommaso Ciavarella, con una grandissima passione per la cucina. Come è nata questa passione, Tommaso? Allora, questa passione è veramente remota. Io ho iniziato a cucinare a 10 anni, seguivo mia madre, chiaramente lei era molto appassionata di cucina, era stata sempre una donna molto vivace da questo punto di vista, si è sempre interessata, vedevo insomma a casa mia dei giornali, non so, Grazia, Anna, qualcosa del genere, ritagliavamo insieme le ricette, per cui insomma io questa passione ce l'ho proprio da ragazzo. Poi sono sempre stato lo chef del liceo, dell'università, chiaramente ero esentato dal fare i servizi di casa perché altrimenti non avrei cucinato, quindi almeno da questo punto di vista ho avuto questo grosso vantaggio. E poi ho sempre, ripeto, cucinato con grande passione. Ma infatti quando ci siamo sentiti telefonicamente tramite Angelo Pisciotti, che è un suo amico, ho avvertito subito la sua emozione, la tua emozione, sì. Scusa, perché a telecamere spente abbiamo detto diamoci del tu, quindi ho subito avvertito la tua emozione di quando parli di cucina, dei tuoi piatti, del desiderio di preparare per la nostra trasmissione determinati piatti. Sicuramente, poi ripeto, ho accolto l'invito di Angelo, in quanto è stato un mio cliente. Io ho lavorato a Lucera per diversi anni ed è stato un cliente che ho portato io in banca, ora non faccio nomi perché non è il caso, quindi è una persona che conosco sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, una persona molto preparata, e sono contentissimo di quello che è riuscito a fare per il nostro territorio. Quindi oggi io ho raccolto l'invito di Terra e Gusti, diciamo, ecco, questo è un po' il format di questa trasmissione, e veramente con molto di cuore, perché ripeto, si stanno prodigando molto per il territorio. Noi abbiamo bisogno di gente che crede nel nostro territorio, e quindi i nostri prodotti a chilometro zero si possono, ecco, assolutamente dobbiamo commercializzarli ed essere consci del fatto che abbiamo dei prodotti eccellenti. Quindi anche dal punto di vista commerciale dobbiamo darci da fare, dobbiamo spingere per i nostri prodotti. Tommaso, cosa preparerai? Per la nostra trasmissione. Ecco, per la nostra trasmissione intanto non abbiamo molto tempo a disposizione, per cui ho dovuto scegliere, diciamo, spero di riuscire in tempo a fare questi piatti. Abbiamo due entree, quindi dei crostoni con un pesto di rucola. Abbiamo la rucola di Terra e Gusti che è sempre pronta nei supermercati, con delle acciughe sott'olio, ottimo, sempre prodotto Terra e Gusti. Sì, sono qui, guarda. Sono lì. Un po' nascoste dagli altri ingredienti, sì. Eccole. Ecco, queste le ho già sistemate, pulite, perché chiaramente non potevamo perdere molto tempo durante la trasmissione, e quindi io farò questo. Molto celere, preciso, sì, nel sistemare. Guarda, tra l'altro ho necessità di cucinare in poco tempo, e quindi perché mi tocca spesso cucinare quando rientro dal lavoro. Quindi capisci che non ho molto tempo a disposizione, per cui devo assolutamente farlo. E poi la mia cucina è proprio questa, cioè ridurre di molto i tempi di cottura dei prodotti. Il mio concetto di cucina in questo periodo, perché poi nella vita di ognuno di noi si hanno dei percorsi. Io ero un fautore della cucina, così, come dire, artistica, già negli anni 90. Non so se lo sai, io sono stato in TV su Rai 1. Hai raccontato di questa tua esperienza televisiva nel 98? 98, sì. 98. Ci fu la su prima, Rai 1? Sì, ci fu la prima trasmissione televisiva con degli chef, diciamo così, per passione. Fu mia sorella che mi fece chiaramente lo sgambetto, e quindi non potetti dire di no, e ci andai, perché insomma, voglio dire, era una cosa che mi è stata come dire, catapultata, e quindi, però è stata una bellissima esperienza, e quindi io a quell'epoca feci un piatto che era assolutamente avveniristico, perché feci dei tagliolini con succo di arancio, che è un po' anche stasera lo ripercorriamo questo percorso, però con un secondo a base di carne. Quindi io feci dei tagliolini
con scampi, con arance, con pepe rosa, con mentuccia, erano i primi sapori agrodolci che si vedevano in giro, ecco, per cui voglio dire... Ottimo, magari per una prossima puntata ce li potrai riproporre, perché... Allora, riproporremo il filetto di maiale, praticamente di maiale stessa macerato, sì, adesso... Con il mio agrumello, questo un agrumello è un agrumello che faccio io con le mie arance di San Menaio appena raccolte, lo trasformo. In questo caso ci sono mandarini, arance e limoni, quindi un bel mix molto elegante, molto insomma, io credo che sia veramente eccellente. E con quello abbiamo fatto la marinatura del filetto. Come secondo hai deciso per un filetto di maiale, poi queste bruschette, esatto, che faremo in pochissimo tempo, e il finger food, veramente anche questo si fa in pochissimo, con pomodori freschi e con la stracciatella o la burrata di Terregusti. No, la stessissima cosa, perché la stracciatella è contenuta nella burrata ed l'adoro. È assolutamente eccezionale. Vedo della pasta. Sì, della pasta. Pasta, allora, in assoluto questa, ma non lo dico perché sono qui e quindi devo parteggiare per la Progen e per Terregusti, è l'unica pasta, veramente l'unica pasta che io utilizzo per le verdure. Poi, cioè, io praticamente sono un grosso appassionato di pasta con le verdure, quindi con i broccoli, con le cime di rape, con i finocchietti, e per me questa pasta qui, gli sventoloni, li voglio presentare un attimino? Infatti. Gli sventoloni che poi, diciamo, in terra di Capitanata o comunque nelle Puglie si chiamano anche stracinati, molto spesso si chiamano stracinati, quindi sono delle orecchiette più grandi, sì, meno cavate, e sono abbastanza rugose. Io ripeto, è un prodotto eccellente, perché su questo tipo di pasta lega moltissimo qualsiasi condimento noi andiamo a fare, soprattutto le verdure che tendono un po' a scivolare, qui restano, diciamo, abbastanza legate. Che bontà, guarda. vediamo se è così. Da come ne hai parlato ci stai facendo venire l'acquolina in bocca, non solo a me, ma anche ai presenti. Invece del primo, quindi noi avremo gli sventoloni o stracinati, come si chiamano, li ripongo a posto, con delle verdure del territorio, assolutamente del territorio. Questa è una ricetta che praticamente ora è quasi dimenticata, si fa pochissimo, e sono in dialetto i ricchiedella chitanna de cococci, quindi con i talli di zucchina, che sono i talli, sono le parti, il tenerume della zucchina, dove si arrampica la zucchina, quindi i germogli, le foglie, insomma le parti più tenere. Abbiamo da questa parte, io li ho portati proprio appena presi stamattina al mercato, se vuoi venire un attimino, Gino. A riprendere, a fare un primo piano, sì, perché questi sono a queste verdure che accompagnano la nascita poi della zucchina. Le abbiamo già pulite per questione di tempo e anche di dalle radici proprio. Ecco qui le radici, sì. Le vediamo perfettamente. Quindi questa è la pianta della zucchina, esatto. Penso di non averla mai assaggiata, quindi allora, è una novità per me. Voglio spendere, ecco, una parola a favore di questi piatti, che sono dei piatti tipo anche con i fogli a mischio. Io faccio sia l'addizione dialettale che quella, che chi quella ci ascolta, italiana, sicuramente, esatto, quindi con le foglie mischiate, quindi sono prodotti assolutamente della terra, tant'è che chi vende questi prodotti sono denominati da sempre i terrazzani, quindi i terrazzani è una figura, io direi, quasi storica del nostro territorio. Foggia ha sempre avuto la figura del terrazzano, San Severo, Lucera, io ricordo ancora i mercatini a Lucera quando ci andavo durante la pausa caffè. E io dico solo, bisogna avere il coraggio di andare dai terrazzani e dire: scusate, me li potete pulire? E questo è tutto, cioè, voglio dire, anche le signore, perché posso capire che ci sono dei problemi a pulire di tempo, voglio dire, le mani si possono sporcare, insomma, però se uno chiede ai terrazzani, anche ordinando, come faccio io, mi fai trovare un chilo di foglie a misco, un chilo di tanna de cococci, sicuramente noi avremo una semplicità nel cucinare, vi dimostrerò ora che cosa ci vuole, niente,
un prodotto eccezionale, dei sapori veramente della nonna, dei sapori incredibili, una cucina fresca, una cucina che ci lega molto. Alle nostre tradizioni. E quindi, ripeto, ricordatevi, Terrazzani, chiedete... Ripetiamo ai nostri telespettatori come dobbiamo chiedere. Cortesemente ce le potete pulire e sicuramente vi verrà fatto, perché è così. Io l'ho notato, perché fino a 10 anni fa vendevano i fogli a mischia, insomma tutti questi prodotti. Tempo fa abbiamo conosciuto anche i marasciuoli, esatto, la stessa cosa, ecco, lo stesso genere. Le verdure che col tempo sono diventate un po' di nicchia, un po' dimenticate, esatto, ecco, però bisogna farle riemergere. Come per esempio, faccio uno spunto sempre sul discorso dei Terrazzani, il discorso del pancotto. Oggi io vedo che nelle case si tende a fare di nuovo il pancotto molto spesso, perché appunto c'è più possibilità forse appunto di utilizzare queste verdure, ed è un piatto squisito che ci rappresenta proprio nel modo assoluto la Daunia e il Nord Capitanata. E tra l'altro, per dire, io sono talmente legato al pancotto che l'anno scorso sono stato a Roma a rappresentare la città di San Severo con dei piatti tipici e ho avuto la fortuna di far degustare il nostro pancotto al professor Migliaccio, il nostro nutrizionista. Devo dire, mi ha fatto dei complimenti pazzeschi, perché chiaramente insieme all'olio di paranzana di San Severo, che è un altro prodotto di nicchia, abbiamo fatto veramente un piatto spettacolare, eccezionale. Quella volta mi riuscì particolarmente bene e anche, insomma, si complimentò anche con mia moglie che era con lui e con la moglie a tavolo. E quindi, per dire, quando noi riusciamo ad esportare addirittura questi prodotti, e lo stesso ristoratore che ci ospitò quella sera mi chiese di fare delle serate della cucina pugliese, perché oggi giorno cioè la cucina pugliese è in auge, è assolutamente una cucina così, anche se povera, ma la gente ha bisogno di nutrirsi un'altra volta in modo naturale, in modo così, insomma. Complimenti Tommaso, i tuoi occhi brillano di gioia e di soddisfazione. E allora incominciamo. Sì, allora possiamo iniziare dai crostoni, vediamo un attimino. I nostri crostoni precedentemente, insomma, un po', sì, abbrustoliti, esatto, un po' tostati, li portiamo di qua. Una padella antiaderente. Sì, antiaderente, ma possiamo farla anche sulla teglia della bistecchiera, non è un problema. No, quindi noi dobbiamo fare un pesto con un po' di pinoli. I pinoli servono per dare un po' di granulosità al composto. Una manciatina di pinoli? Sì, una manciatina di pinoli. Le acciughe, abbiamo detto sempre di Terra e Gusti, io le ho pulite, le ho chiaramente immesse nell'olio, che ci servirà anche per il pesto. Sì. Un pesto. Inseriamo le acciughe insieme ai pinoli. Quante acciughe? Io purtroppo per questi tipi di piatti, gusti, esatto, vero? Voglio dire, dipende dai gusti e non c'è una... Io ne ho messe 3 o 4, ma... Sono sufficienti, anche perché l'acciuga ha un sapore piuttosto forte. Faremo pochissimo pesto, giusto per noi. Quindi guarda, rucola, abbiamo detto, se abbiamo la rucola dei Terrazzani, ben venga. Però voglio dire, oggi abbiamo delle ottime rucole, anzi questa rucola qui che abbiamo imbustata di Terra e Gusti è molto delicata, quindi forse quando viene pestata e forse va meglio, perché risulta un attimino meno penetrante come sapore. Poi piccante. Ci sono Tommaso, hai aggiunto a filo anche l'olio? Esattamente, l'olio è necessario, altrimenti non si riesce ad avere quell'amalgama del pesto, è assolutamente necessario. Ora proviamo a assaggiamo, vediamo un po' com'è di sapore. Ecco. Non deve essere omogenizzato. Diciamo sempre un po' nella mia filosofia di cucina, io utilizzo pochissimo il mini pimper,
perché mi dà dei sapori troppo omogenizzati, mentre io ho bisogno di capire che cosa sto mangiando. Quindi con il mio carissimo amico ormai fidato da 12 anni, esatto, riesco a ottenere la giusta, come dire, ecco, il giusto trito per far sì che il crostino piaccia, come dico io. Poi spero che possa piacere anche a voi, soprattutto, che mi date qui grosso conforto. Sì, non vediamo l'ora di assaggiare il nostro crostino. Stiamo preparando le nostre bruschette con pesto di rucola, acciuga e pinoli. E l'olio, chiaramente. Certamente, l'olio è... Non può mancare. Non può mancare, assolutamente. Ma guarda, questo veramente in 2 minuti, sì. Una volta che abbiamo tutto pronto, veramente ci mettiamo pochissimo tempo. Io credo che apri stomaco? Sì, esatto. Posso definirlo così? Assolutamente sì. E anche dai colori, insomma, mi sembra veramente un bel colore. Che ne dite? Ora io assaggerei immediatamente prima di passare al primo. Ecco qua. Che bontà. Insomma, credo che sia veramente ottimo antipasto, molto semplice e veloce. Tommaso, complimenti. Veramente. Bene, mi fa piacere. Direi che l'inizio fa ben sperare. Io ci tengo anche molto i colori, guarda, tutto a crudo e voglio dire, si mangia con gli occhi. Io poi lo conosco, per cui... Bravo Tommaso. E velocemente ci occupiamo adesso del primo piatto. No, abbiamo ancora un'altra sorpresa. Sempre per l'antipasto. Sempre per l'antipasto, cose velocissime, così quando se vengono degli ospiti a casa, all'improvviso si può fare, insomma, si può preparare in modo così veloce, lo possiamo fare tranquillamente. Ecco i nostri pomodorini Pachino. Pomodorini Pachino, insomma, pomodorini, questi si trovano anche qui in zona, non sì, dolci, soprattutto piccoli, dalle parti di Isola Varano, da quelle parti là ci sono dei produttori che fanno dei pomodori incredibili, veramente eccezionali. Allora, facciamo una caprese, un pochino diversa dalla solita, pomodorini marinati con un po' di olio e basilico, ok? Sale, chiaramente un po' di sale ci vuole. E niente, facciamo una versione finger food con della stracciatella, che in questo caso prendiamo direttamente da una burratina, sempre del territorio dell'azienda Terre Gusti. Guardi, io credo che è semplice, però voglio dire, a volte basta poco per dare un po' di colore, un po' di olio qui con marinato. Queste ciotoline, certo, magari anche più piccoline. Sì, sicuramente, voglio dire, ma questa già mi sembra di una buona, di una buona misura. Chiaramente anche più piccola o più grande, non, ecco, semmai. Una monoporzione, ottimo, io sono già pronta. Felicissima di questa puntata. Con poco, con pochissimo, riusciamo a trasmettere. Io prenderò un po' di questa deliziosa stracciatella con il pomodorino. La mozzarella è compatta, no? E guardate come sono brava. Un attimo, voglio essere precisa. Sì. Bene. Ok, ora... ottima. Chiaramente, molto semplice. Ripeto, molto semplice, ma credo che me la chiedono sempre, sai? I commensali saranno sicuramente soddisfatti e felici. E felici, bene. È il momento dei nostri sventoloni. Sì, sventoloni. Bene, ti seguo, bene. Tommaso. Sì. Ora andiamo alla ricetta clou della nostra trasmissione, perché ripeto è quella che ci rappresenta come territorio. Però io prima di mettere le verdure in acqua ho bisogno di fare un sughetto di pomodorini. Sì. E allora? Tommaso, per il suo soffritto, ha scelto dell'aglio e degli sponsali freschi. Freschi, esatto. Io non utilizzo pochissimo sia l'aglio che la cipolla. Soprattutto d'inverno, non, quando ormai non è più stagione di aglio e cipolla fresca, non la utilizzo per niente.
d'estate la mi piace, ecco, dà sapore, dà anche freschezza agli alimenti, agli ingredienti, chiaramente senza avere dei soffritti molto spinti, perché non rientrano nel mio tipo di cucina, però ecco, assolutamente è un prodotto che utilizzo per me, per i pomodori, per il pomodoro che utilizziamo quello della... Perché abbiamo imparato questa trasmissione. Che in cucina non si butta nulla. Assolutamente, ma infatti volutamente ne ho fatti un po' di più perché mi servivano anche per il pomodorino. E niente, allora nel frattempo chiaramente saliamo la pasta. Nell'acqua ho già messo un paio di patate, sì, le ho messe prima perché chiaramente ci vuole un po' di tempo. E poi hai tagliato una patata all'incirca? Due patate, una, insomma, voglio dire, poi un paio di patate vanno benissimo. Ok, allora. Un po' la nostra... Sì, infatti abbiamo detto una volta dato, ecco, questo ora facciamo cucinare il pomodoro. Iniziamo con le verdure. E quindi qui ci sono. A bollire ci sono già due patate. Aspettiamo un altro pochino perché non vorrei che la patata fosse... La patata ha bisogno di un po' più di tempo per la cottura. Stavamo dicendo che abbiamo utilizzato i talli di zucchine e del finocchietto. Il perché del finocchietto? Finocchietto selvatico, e possiamo utilizzare anche le bietoline di campagna, purtroppo, purché siano, ripeto, verdure ed erbe di assolutamente spontanee e di stagione, chiaramente. Quindi chiaramente il finocchietto dà una sua aromaticità al piatto, però non deve essere molto invasivo, per cui ne mettiamo di meno proporzionalmente rispetto ai talli di zucchina. Per quanto riguarda poi il pomodoro, sì, andiamo un attimino. Per quanto riguarda il pomodorino, c'è chi, per esempio, ho visto alcuni piatti che nella provincia di Bari molti non mettono il pomodoro, invece nella nostra provincia, nella nostra zona, il pomodoro ci va benissimo perché dà un po' di acidità al piatto, dà un po' di sapore a una verdura che altrimenti da sola non reggerebbe, diciamo, il gusto. Sono d'accordissimo, ecco, il nostro oro rosso più lo si usa e meglio è. Io anche tipo nei sughetti a base di pesce o di crostacei o di frutti di mare, io un pochino di pomodorino rosso che possa rendere il sughetto roseo, lo utilizzo sempre, mi piace di più, è inutile. Ce li abbiamo e dobbiamo utilizzarli assolutamente. Allora possiamo calare la nostra verdura spontanea. Quanto è bella, che bel colore. Bravo Tommaso, grazie, davvero. Grazie. La tua cucina è sfiziosa. Bene, vediamo. Molto. Allora, la cosa qui che ribadisco sempre è che le verdure vanno cotte, ma non stracotte. Quindi per ottenere sempre un colore così verde, ripeto, bisogna intanto tenere... Sono più che sufficienti. Assolutamente non bisogna tenere il coperchio sopra, perché sennò si anneriscono. E quindi non cuocerle nemmeno poi molto. Noi una parte le passeremo nel nostro frullatore per avere una vellutata che chiaramente andrà ad avvolgere meglio le nostre sventole, okay? I nostri sventoloni di terra e gusti che io apprezzo moltissimo. Stiamo aprendo i nostri sventoloni. Esatto. Anche questa per me è una novità, è una pasta che non so perché, non ho mai considerato, ma lo farò. La prossima volta la prenderò. Ha una ruvidezza tale che assorbe benissimo le verdure, soprattutto, ripeto, per le verdure è consigliatissimo. Io ormai non mangio più le orecchiette rugosa. Piccole. Sì, rugosa. In maniera tale che sia più facile per la pasta trattenere, esatto, i sughi. Come no, ma anche il sugo direi, anche il sugo. Bene, insomma, tra... No? Vai... Beh, le buttiamo poi. Ma sì, buttiamole tutte. Per la pasta Tommaso. 5 minuti. Cinque minuti perché al dente, a noi piace al dente. Anche perché poi a me piace tenere la pasta, tirarla al dente per tenerla insieme ai condimenti qualche minuto.
che è necessario. Io secondo me la dobbiamo saltare con, esatto, i pomodorini, ma anche senza saltare, anche lasciandoli insieme, comunque la pasta in 2 minuti, 3 minuti assorbe molto, molto sapore dagli ingredienti e dalle salsine. Allora facciamo la nostra vellutata, ne mettiamo un po' di olio. Vediamo se farlo partire anche questa volta. Basta, senza bombarlo molto. Davvero pochissimi secondi. Sì. È già pronta, cremosa. Possiamo mettere tranquillamente. Li mettiamo da parte. La vellutata di verdurine l'abbiamo riposta in una padella. Sì, al calore, giusto per tenerla appunto al caldo. Ora aspettiamo che le orecchiette siano pronte e poi chiaramente mischiamo. Amalgamiamo il tutto. Una miscellanea di bontà la definirei. Beh, certamente con la vellutata ha il motivo per cui si fa la vellutata ed è molto utilizzata oggi, io veramente la utilizzo già da molti anni, è perché senz'altro avvolge meglio la pasta o altri sapori e quindi la pasta non rimane scondita e poi invece avremo anche l'effetto della verdura al naturale. E ora vediamo un po' che cosa esce fuori. Allora andiamo a scolare. Io credo che sia pronto. Forse hai bisogno di... Essere precisi, sì. Abbiamo scolato i nostri sventoloni con le verdure, certo. Li abbiamo riposizionati nella padella o cosiddetto caccaviello in napoletano, sì. Bello grande, questo pentolone grande. 4 minuti per amalgamare. E li abbiamo amalgamati, sì. con la vellutata. Delle verdurine. Esattamente, delle verdurine. Ecco. Così abbiamo un bel colore, ora possiamo farlo vedere e facciamo una doppia presentazione, sia in verde, completamente in bianco, come può anche piacere. Potrebbero essere gustati quindi così. E sicuramente così. Ottimo. Ecco. Aspettate un attimo. E poi c'è quest'altra versione più variopinta. No, più variopinta. Questa è la versione che è più garganica, gustosa. Più che sì, esatto, diciamo più gustosa. Io li ho presentati tutti e due insieme. Poi dipende chiaramente da quanto possa piacere o l'una o l'altra, diciamo che sono buone tutte e due, dai, io credo che... L'odore è sublime, esatto. C'è un profumino, peccato che i nostri telespettatori non lo possano sentire. E niente, quindi abbiamo fatto da un piatto da verdure della terra, vi ho fatto addirittura due orecchiette, due sventoloni di terra e gusti che francamente, ecco, li abbiamo fatte al momento, ero venuto per fare solo questa col pomodoro, no? Perché sono poi quelle che ci caratterizzano molto, però l'idea, lì tra l'altro c'è anche la patata, non dimentichiamoci, quindi ricordo un po' anche il sapore dei patate maraciuoli, patate rucola, e lo possiamo fare con questa verdura che è molto estiva, per cui stavo riprendendo il discorso di prima che forse ho interrotto per quanto riguarda il pancotto. Io mangio il pancotto anche d'estate perché lo faccio con le bietoline di campagna, quelle diciamo estive, con i tanni qua del coccio, con i talli di zucchine e con la rucoletta, quindi sicuramente mangiare un pancotto d'estate su un balconcino anche col mare di fronte è assolutamente tiepido
È diciamo un piatto. E Tommaso nel pancotto utilizza anche le patate? Sicuramente le patate, insomma, voglio dire, sono necessarie perché legano i condimenti, assolutamente. Senza pancotto, senza patata è un altro sapore. Mi è capitato anche di assaggiare una variante del pancotto con della salsiccia sbriciolata. Sicuramente. Cosa ne pensi, Tommaso? Allora, è un piatto che faccio spesso, a dire il vero, perché io poi con i pancotti, a seconda la faccio addirittura il pancotto con la zucca, quindi a seconda delle stagioni. Questa è una novità. Questa non è una novità assoluta, sì, però la fanno sul Gargano. E quindi io lavoro ora a San Nicandro, che è organico, e ho appreso da lì che esiste questo pancotto con la zucca. E per quanto riguarda quel pancotto lì, lo gradisco molto solo con cime di rame e salsiccia. Pancotto, cime di rame e salsiccia, eccezionale. Tommaso, facciamo una versione maxi, sì, una portata maxi di questi sventoloni, perché vedo che si è formata già una fila per l'assaggio. E come no, figurati, questa è la patata, vedi? Sono soddisfazioni? Insomma, sì. Bene, aspetta un attimo, scusami, fammi pulire il piatto di là. Accompagnerà nell'assaggio, bene. Mi farà contenta. Io inizio da questi verdi. Io inizio da questi col pomodorino. Farò un doppio assaggio perché non ho preso il pomodorino. Dai. Bene. Questi sono molto al naturale, chiaramente. Qui invece ci sta il soffritto dell'aglio fresco, chiaramente lo sprint in più. Però chi vuole mangiare in modo più naturale, i sapori della nostra terra, è inutile. Allora io lo prendo con il insieme, amata Puglia, uno sventolone con un pomodorino e con un po' di tanne de cococcio, diciamolo anche in dialetto. Diciamolo, sì, e io assaggerò questa nella versione più semplice, ma ugualmente gustosa. Bene, spero che Tommaso, bravissimo. Grazie. Ami la Puglia, le tue origini, si vede, Facciamo, ci fermiamo un po' di acqua e poi ripartiamo, sì, per il secondo. Con il secondo, altra grandissima novità, Tommaso Ciavarella. Grazie. Siamo pronti per il nostro filetto di maiale aromatizzato. Con bucce di arance. Con l'agrumello, che è un liquore particolare che faccio io, e praticamente un blend, oggi si usa dire blend, di arance, mandarini e limoni biologici del tuo giardino, del mio piccolo agrumeto a San Menaio, quindi sono assolutamente naturali e quindi abbiamo aromatizzato il filetto per un paio d'ore, ma anche un'ora, voglio dire, non è importante. Il filetto, ci tengo a dirlo, che è di un maiale così allo stato brado del Gargano, perché sì, io chiaramente lavoro a San Nicandro Gargano e quindi ho la possibilità di avere dei prodotti, devo dire, fantastici, sia caseari che come carni, e quindi ho avuto la possibilità di avere questo filetto, che poi è la parte più tenera del maiale, che non è il carré di maiale, perché spesso noi andiamo a chiedere il filetto di maiale e ci danno il carré, che è tutta un'altra cosa, una carne molto più stopposa e più bella dal punto di vista della presentazione, perché è un bel taglio largo, però è assolutamente asciutta. Il filetto si mantiene morbido, si cucina in pochissimo tempo e noi ora andremo a verificarlo. Andremo subito a verificare questa cosa. Se è possibile, Tommaso, svelare la ricetta del tuo agrumello, perché no? Magari i nostri telespettatori lo possono riproporre. Intanto l'agrumello, l'ho detto in effetti prima, diciamo, ecco, facciamo così: un litro di alcol, ok? Poi facciamo 4-5 mandarini, che sono più piccoli, 3 arance e 3 limoni.
zucchero 800 grammi e il solito percorso che si fa con... Quanto tempo devono essere immersi nell'alcol? Dunque, la cosa che ci tengo, perché il prodotto esce, insomma, io dico che è ottimo, la devo dire, veramente, perché intanto bisogna prendere gli agrumi dagli alberi quasi e subito, diciamo, andare a fare a realizzare l'agrumello o il limoncino, perché nel momento in cui noi li raccogliamo, gli agrumi, rilasciano un olio essenziale che è poi quello che rilascia nell'alcol e quindi dà più o meno la bontà dell'agrumello. Non so se sono stato chiaro. Quindi tu tagli la buccia, poi tagliamo la anche buccia, la parte bianca, solo la parte, quindi solo la parte, esatto, insomma, e poi io dell'agrume, non più di 3 giorni, ma veramente non più di 3 giorni, perché oltre inizia l'alcol ad estrarre degli oli che non sono più quelli essenziali, diventa più liquoroso e meno agrumello, meno limoncello. Non e so poi se... filtri il tutto, sì, utilizzi lo zucchero semolato, bianco. Senso, il solito sciroppo, insomma, non cambia niente. Però ripeto, materia prima di prima qualità è la cosa più importante. Addirittura hai inventato un altro tipo di liquore. Sì, ogni tanto mi diverto, perché questa volta avevo pochi limoni e poco finocchietto selvatico. Allora mi sono inventato il fino limo, che è un nome che poi hanno attribuito i miei amici su Facebook, perché io l'ho preparato e non sapevo che nome dargli, o perlomeno lo sapevo, però ho voluto generare anche loro la curiosità. E quindi mi hanno aiutato, alla fine è stato scelto limo fino, quindi limoncello e finocchietto, che francamente devo dire è spettacolare. Un ibrido accattivante. E ricordiamo, prima di passare insomma al momento importante della cucina del nostro filetto di maiale, che tu hai tante passioni, Tommaso. Sei anche presidente dell'associazione Daunia Enoica. Esatto. Sì. Beh, la Daunia Enoica è una società ormai storica a San Severo, da più di 25 anni. È nata come associazione di buon gustai, di gourmet e soprattutto intorno al vino, quindi diciamo il nostro argomento principale era il vino di qualità. Abbiamo chiaramente anche la cucina del territorio, noi l'abbiamo sempre praticata e sempre spinta al massimo. E io sono da un paio d'anni presidente della Daunia Enoica e quindi proseguiamo sempre in quel discorso, valorizzazione dei vini, soprattutto dei nostri vini, del territorio, facciamo delle belle serate, a volte più gioiose, festaiole, a volte culturali, con ospiti, scrittori, poeti. Nello scorso mese abbiamo ospitato un convegno medico, quindi insomma diamo la nostra presenza al territorio e quindi tra tante cose, un po' di sport, faccio anche il presidente. Riesci di a destreggiarti, esatto, tra tutte queste belle attività. Vediamo. Allora, mettiamo la padella sui nostri fornelli. La padella ho visto con un po' d'olio. Sì, certamente. Quindi facciamo un piccolo soffritto? Sì, 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 pochino, giusto per prima di adagiare il nostro dorare e per dorare la carne. Avere la crosticina per compattare poi i succhi in modo che non escano, e quindi vediamo un attimino. Perfetto. Forse ci conviene qui, vediamo un po' nell'acqua. Il vino mo sta uscendo, sì. Abbiamo detto un po' tutto quello che aveva detto. Ecco qui. Facciamo fare la crosticina. E va bene, intanto ci diamo anche un pochino di... Aspettiamo che si fa la del succo di arancia. Succo di arancia, chiaramente. Guardate com'è tenera la carne. Esatto. È tenerissima. Sì, è tenerissima. Poi lo andremo a vedere. Quindi anche il filetto, tra l'altro, non necessita, ripeto, di cotture molto molto alte. Iniziamo a darci un po' di succo di arancia.
E questa ricetta sì, ti è stata tramandata? Sì, no, no, okay. Questa è una ricetta che ho fatto io e storicamente la faccio da moltissimo tempo. Addirittura, questa, ripeto, io gli agrumi li uso moltissimo, anche con il pesce chiaramente. Perché ottimo, gli agrumi con il pesce. Stando sul Gargano, come fai a non utilizzare le arance? E quindi, anche se poi effettivamente devo dire che i garganci non è che lo utilizzino molto in cucina. Io è un piatto che mi piace molto, dai, quindi sono molto legato. Vediamo l'ora di assaggiarlo. Esatto, tra l'altro è semplice, perché ripeto, ora vedrete nel corso delle operazioni, si tratta veramente di 10 minuti, non di più. Io non voglio avere la fiamma molto alta per non rischiare di bruciacchiare, perché insomma. Il filetto sì. È quasi pronto. Sì. Ora, c'è un altro passaggio. Certo, questo altro passaggio è importante. Lo tagliamo in modo un po', diciamo, longitudinale, ecco, per ricavare delle fettine più grandi, chiaramente più presentabili. Ok. Gli facciamo fare poi la rifinitura con l'olio, l'arancio e il limone di nuovo. Così noi accorciamo i tempi. Sì. Che riusciamo a cuocerlo un pochino meglio. Certo, certamente. Il motivo è proprio questo. Intanto abbiamo bloccato un po' con la doratura, la fuoriuscita, ripeto, della parte umida della carne. E questo ora in pochissimo tempo, praticamente qualche minuto, ma veramente qualche minuto, siamo pronti. Vabbè, lasciamo questa parte qui. Allora, ritorniamo ai fornelli. Sì, ritorniamo ai fornelli. Allora, un secondo solo. Facciamo una fiamma un pochino più morbida. Poco poco di olio, pochissimo. Ok. Appoggiamo. Ecco qua. La carne, vi posso assicurare, già a toccarla è proprio tenera, tenera, sì, tenera. Sì. Ecco qua. Secondo. Bene. Diamo una spinta alla nostra fiamma. Alziamo la nostra fiamma. Così ora passiamo alla parte finale. Un secondo, scusami. Sì. Ci prepariamo. Allora, un attimo solo. Sì. Prego, prego. Sì, appena sale possiamo mettere un po' di pepe rosa, che dà veramente un gusto molto, sì, molto speziato, un po', diciamo, sofisticato, giusto per... Però ci sta molto bene il pepe rosa con le arance, cioè col filetto ci sta molto bene. Sì, se il filetto di vitello viene accompagnato con il pepe verde, ci sono proprio dei piatti di filetto al pepe verde. Qui ci sta benissimo. Ora poi avete modo di degustarlo. Mettiamoci un altro po' di succo di arancia e poi faremo tirare alla fine con un altro po' di limoncello. Agrumello. Esatto. Ora facciamo sì che si riduce un attimino la fiamma. Ok, passiamo di qua, semmai. Il nostro sughetto diventerà quasi una cremina. Certo. Visto che abbiamo utilizzato molto dolce, diamo un pochino di salato, anche se io sul filetto di maiale già l'avevo messo, diciamo, sulle pareti. Quando l'hai messo a marinare? Esatto, quando l'ho messo a marinare, perché chiaramente poi il dolce diventa troppo... È evidente, insomma, esatto, si avverte sì, un sì, pochino avverte eccessivamente. Allora, un attimino. Giriamo le nostre fettine e vediamo già, che... Già praticamente pronte. Sono quasi cotte. Forse ci abbiamo messo 7-8 minuti, ma non lo so nemmeno. Sì, meno di 10 minuti sicuramente. Allora gli diamo un po' un tocco di limoncello. Eccolo qua. Ok, qui. Ora
Ora andiamo a completare e sfumiamo tocco finale. Il tocco finale di agrumello, che rimarrà chiaramente in questo momento. Ecco. Essenza di agrumello, eh? Ci siamo, non andiamo oltre, va bene così, la cottura è ottima. Anche perché l'alcol evapora immediatamente. Sta evaporando, ecco, perfetto, ci siamo. Ok. Allora, pronto, il nostro secondo. Impiattiamo il nostro filetto. Bene, spero che possa piacere. Adesso verifichiamo. Ora verifichiamo. Pochissimo tempo, una ricetta veloce. Messe ci sono. Ripeto, poi volendo si può anche cucinare un po' meno. Beh, un po' di sughetto ci vuole. Dai. Ok. E della mentuccia dov'è? Eccola. Eccola qua. Beh. Vado, giusto qualche fogliolina. Giusto qualche fogliolina, ma ci sta benissimo col fresco, da ancora ulteriore freschezza al piatto. Questa mentuccia. In realtà, Tommaso, per l'assaggio mi devi aiutare, mi dovresti tagliare, perché io con il microfono non ci riesco. Ilenia, se gentilmente, Tommaso, puoi tagliarmi un pezzettino di questo secondo piatto. Aspetta un attimino che ti taglio un bocconcino finger food. Ecco qui, assaggiamo. Che dici? Ottimo. Mi fa piacere. Gustoso? Fresco. Adoro il binomio dolce agro. Sì, agro-dolce. Sì, ma ci sta bene. A parte il fatto che il maiale, il carré di maiale si presta per queste preparazioni, anche con le mele, con la frutta in genere, il carré di maiale, i filetti di maiale si presta moltissimo. Anche con le mele, quindi? Certo. Si può mangiare anche freddo, cioè un piatto freddo, estivo, proprio estivo. Tommaso, che dire, davvero sei una fucina di idee innovative, culinarie, per cui è d'obbligo rinvitarti, magari tra un pochino di tempo. Grazie. E siamo davvero felicissimi di ospitarti nuovamente presso la sede della filiera Terre e Gusti, quindi come protagonista della Sentinelle Fornelli. Ti ringraziamo di cuore. Voglio ringraziare te e la famiglia Pisciotti, Terre e Gusti, che veramente, ripeto, fa molto per la salvaguardia dei nostri territori. Insomma, spero di aver fatto delle belle ricette, semplici soprattutto, che voglio rappresentare, ripeto, i non chef tra virgolette, no? Professionisti. E quindi, beh, io penso che stasera possiamo noi della filiera, comunque di questa trasmissione, assegnarti sicuramente una serie di stelle, perché sei stato bravissimo. Un grazie a Tommaso Ciavarella, e grazie a voi che ci avete seguito. Che dire, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Ciao, buonasera.